Cari cittadini di Montelupo, buonasera. Questo è il quarto comunicato che facciamo in merito all'emergenza Covid-19. Vi comunico che in questo momento, 14 marzo, alle ore 17:30, l'ASL non ci ha comunicato la presenza di casi di positività al Covid-19 nel nostro territorio e quindi possiamo stare comunque tranquilli. Sono stati invece segnalati in alcuni comuni vicini come Riano, Sacrofano e Rignano Flaminio dei casi e quindi sono sotto controllo, non dobbiamo preoccuparci, continuiamo a stare in casa come ci prescrive appunto, ci prescrivono le disposizioni nazionali. Vi comunico inoltre che con ordinanza numero 36 abbiamo attivato in fase cautelativa il COC, come avevamo già poi annunciato qualche giorno fa. È una fase di preallerta dove sono state attivate le funzioni di supporto alla popolazione, supporto alle persone fragili e quindi verrà gestito da questo COC tutta la fase informativa alla cittadinanza, verrà gestita la fase di supporto a chi è costretto a stare in casa perché ha una fragilità, una vulnerabilità e verrà gestita anche la parte dei controlli, monitorata la parte dei controlli che vengono effettuati dalla polizia locale, controlli che continuano ad essere fatti sul nostro territorio che sembra abbiano avuto comunque un buon riscontro perché i cittadini di Montelupo si stanno comportando bene, non c'è presenza di persone che girano, almeno da quello che abbiamo controllato, senza motivazione valida. Vi comunico inoltre un'informazione di servizio, ovvero che il trasporto pubblico locale, il SEATUR, ha in base all'ordinanza regionale di riduzione degli orari, ha attivato attuato l'orario estivo, quindi ci saranno le corse come sull'orario estivo. Vi voglio dire che stiamo andando bene, che state reagendo tutti bene alle disposizioni governative e a tutte le, insomma, le richieste che vi stiamo facendo di restare in casa. Sono contento, continuiamo così. Vi ricordo che da lunedì 16 sarà attivo il servizio di pronto spesa e pronto farmaco che appunto abbiamo organizzato e che potrà essere richiesto attraverso il numero 333 61 72 533. Vi ringrazio, buonasera.